Grazie mille per avermi ospitata e se volete presentarvi ai telespettatori a casa. Sì, Roberto Angioni, sono il del comitato Again and Now e stiamo organizzando il Woodstock Village 2014, la seconda edizione. Bene, lei se vuole presentarsi? Io sono Stefano Mion e sono il vicepresidente. Bene, lei sicuramente i telespettatori a casa già la conoscono, l'hanno già vista da me in televisione, però se vuole ripresentarsi. Buonasera, Samuele Bozza, consigliere con delega e frazioni del comune di Abano Terme. E lascio la parola ai... a chi dovere. Bene, intanto io la ringrazio per la sua presenza e se volete magari parlarci un po' della manifestazione. Sì, la manifestazione adesso è la seconda edizione, abbiamo avuto un grandissimo successo l'anno scorso nel 2013, dove abbiamo avuto... tre giorni, una kermesse di musicisti molto importanti e come Giorgio Piazza della Pimenta Forneria Marconi, abbiamo avuto Martin Bardi di Giatotà che c'è anche quest'anno e Tolo Marton che si è esibito anche ieri sera. Quest'anno è la seconda edizione, abbiamo Ken Hesley che questa sera finirà la serata e abbiamo rappresentato il rock che va dal 1969 al 74, abbiamo praticamente preso la crema di ciò che è stata la cosa più importante del rock di quegli anni. Che questo tipo di manifestazione viene fatta per dare spazio a tutto quel tipo di musica che in certi casi non viene mai ascoltato. E è musica che era commerciale ai tempi degli anni 70, adesso non si sente quasi più perché non viene mai riproposta nelle varie feste che viene fatta. Io infatti il comitato l'ho chiamato Again and Now perché praticamente è la parte finale di una frase, riprendiamoci la nostra musica Again and Now, adesso e subito, e lo stiamo facendo già da un anno. E se magari volete fare i ringraziamenti a tutte le persone che hanno collaborato con voi, lo staff, certo, la gente certo, in cucina. Certo, allora volevo ringraziare intanto Loris Dorio e Veronica Tacchetto che sono gli altri nostri due soci da quest'anno che stanno collaborando con noi con... grande sforzo e grande partecipazione. Sono entrati proprio con l'idea giusta di poter far movimento su questo tipo di iniziativa. Un'iniziativa che noi vogliamo cercare di portare la gente dal pomeriggio, perché dal pomeriggio abbiamo delle band che sono ragazzi che fanno musica originale, che va premiata, perché questo tipo di sforzo va premiato. E noi abbiamo un nostro sito internet che è collegato, aperto da poco, che è www.woodstockvillage.it, dove ci sono tutte le recensioni e abbiamo la nostra pagina di Facebook che è facebook.woodstockvillage e si trovano tutti quanti le varie modifiche e i vari aspetti delle fotografie della manifestazione. Beh, sicuramente dopo il video servizio ve lo condivido anche su YouTube, dopo i telespettatori a casa guardando insomma la programmazione in televisione possono rivedere l'evento, dopo ovviamente sia su Facebook che YouTube, loro sanno già che carichiamo tutto e troverete anche il video servizio sul vostro sito, quindi dopo ve lo scaricate e ve lo copiate. Ecco. Grazie mille, molto gentile. Grazie. Ecco, tengo a precisare, ne avremo degli altri, avremo l'appuntamento con la Notte Rosa, mi raccomando, non mancate, seguiteci e venite, appuntamento la prossima volta con la Notte Rosa e saluti da tutta l'amministrazione di Abano Terme. My face above the water, my feet can't touch the ground and it feels like I can see the sands on the horizon every time you are not around. Slowly drifting away, wave after wave, wave after wave. Slowly drifting, and it feels like I'm drowning, pulling against the stream, pulling against the wave. Wave after wave, wave after wave. Señora, señora, vamos aquí, señora, bailando, vamos, vamos. Señora, no, no puedo cantar porque el corazón no me va bien. Así, así, así. Señora, vamos aquí. Eso me gusta. Vamos a bailar, 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 v
can see the sands on the horizon every time. You are not around, slowly drifting away. Wave after wave, wave after wave, slowly drifting, drifting away. And it feels like I'm drowning.